Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di due esercizi che sono forse tra i più amati dalle ragazze, ovvero lo squat e l'hip thrust. Con questo video arrivo probabilmente in ritardo, in quanto si è molto fatto parlare dell'argomento alcuni mesi fa, quando è uscito uno studio che analizzava gli effettivi risultati e guadagni di massa muscolare dati dallo squat e dall'hip thrust a carico degli arti inferiori. Lo studio in questione è stato molto interessante perché ha analizzato i guadagni muscolari conseguiti dall'eseguire l'hip thrust a fronte dello squat. Lo studio è stato sicuramente molto interessante in quanto ha evidenziato come lo squat causi una crescita a carico dei glutei molto maggiore rispetto a quella dell'hip thrust, ma anche una crescita ancora maggiore rispetto ai glutei dei quadricipiti, mentre l'hip thrust va a causare una crescita minore dei glutei è davvero minima dei quadricipiti. Molti hanno attaccato l'hip thrust come un esercizio inutile che non serve, dicendo che fosse semplice propaganda o altre cose di questo tipo. Ma dal mio punto di vista si è completamente fuorviato quello che lo scopo è, il come va utilizzato l'hip thrust. Che lo squat sia un esercizio principale rispetto all'hip thrust credo che sia in dubbio. Soltanto uno stupido crederebbe che l'hip thrust potrebbe sostituire uno squat, però perché lo squat va ad annare praticamente tutto l'arto inferiore, la sua globalità, e inoltre va a generare un picco di tensione proprio in massimo allungamento, quando i muscoli vanno per l'appunto a sobbarcarsi maggiore tensione meccanica e vanno ad essere stimolati in un punto in cui va a causare molto danno muscolare, cosa che sicuramente può influire sicuramente molto sulla crescita e sullo stimolo muscolare, al contrario dell'hip thrust che va a stimolare il muscolo in massimo accorciamento. Ma quindi a questo punto ci si potrebbe chiedere: perché fare l'hip thrust se lo squat è migliore? Beh, per la variazione degli stimoli. Tutti sappiamo che i muscoli rispondono a diversi stimoli per quanto riguarda l'ipertrofia, tensione meccanica, danno muscolare e stress metabolico. Concentrarsi esclusivamente su uno di questi esclude in un certo senso gli altri, sebbene allenando uno singolo di queste caratteristiche non si può prescindere da allenare anche le altre. Non è detto che combinare stimoli specifici e maggiori nella singola caratteristica, ovvero un esercizio che va a porre prevalentemente enfasi alla tensione meccanica, al danno muscolare, e un esercizio che va a porre prevalentemente l'enfasi allo stress metabolico, non è detto che combinare i due porti risultati ancora maggiori rispetto ad eseguire o uno o l'altro. Inoltre, un altro spunto molto interessante è quello riguardo all'attivazione muscolare e alla crescita di questi ultimi, le proporzioni per così dire. Lo squat va a porre maggiore enfasi ai quadricipiti e quindi andrà a far crescere anche questi in modo importante. L'hip thrust, al contrario, va a porre minore enfasi ai quadricipiti e la crescita è molto più specifica, lo potremmo definire per l'appunto un esercizio più di isolamento. Questo può sembrare poco interessante, ma in realtà lo è molto, soprattutto quando quello che ci interessa è la resa estetica di quello che andiamo a fare in palestra. In questo caso l'hip thrust è sicuramente un esercizio quasi un must per chi vuole dare enfasi ai glutei, che magari ha glutei leggermente indietro a scapito di cosce che sono tendenzialmente più avanti, soprattutto per quanto riguarda le ragazze. Questo è un fattore da tenere molto in considerazione. Poi mi sento muovere anche alcune critiche allo studio. Critiche non significa che voglio smontare e attaccare lo studio, ma semplicemente analizzare alcuni fattori che sono da tenere in considerazione. Si tratta innanzitutto di un singolo studio, e sappiamo tutti, almeno quelli che abbiamo un po' di conoscenza in ambito scientifico, che un singolo studio non significa certezza di verità, che sia effettivamente così. È un indizio da cui cominciare a lavorarci su, magari per quanto riguarda la ricerca, e magari avere altri studi a cui poter confrontare il tutto. Sebbene non ci sia bisogno di fare questo, perché lo si potrebbe dedurre anche in modo empirico, osservando quello che si fa già in palestra da molto tempo, e visto che i fondi, in questo senso, persone che vanno a spendere effettivamente soldi per la ricerca in questo campo in modo specifico, è molto difficile trovarli, soprattutto trovarli in modo senza un scopo di interesse, per così dire, perché spesso gli studi in questo caso sono finanziati da agenzie, da compagnie che promuovono quella cosa specifica, proprio perché non ci sono investitori magari istituzionali che vanno ad investire in studi in quel senso. Inoltre, nello studio non si tiene nemmeno conto delle diverse caratteristiche individuali e dei diversi setup che si possono attuare sia nello squat che nell'hip thrust. Per esempio, andare ad eseguire un hip thrust con piedi più vicini al busto andrà a porre maggiore enfasi ai quadricipiti, mentre al contrario, mettere i piedi un po' più distanti, formando un angolo maggiore di 90 gradi, quando sia nella fase alta del movimento,
può dare sicuramente maggiore enfasi ai glutei e ai femorali, a discapito ancora maggiore di quelli civili. Al contrario, nello squat, andare a cambiare la stance dei piedi, ovvero piedi più larghi attivano maggiormente i glutei rispetto ai quadricipiti, mentre il contrario, una stance molto stretta va ad attivare molto di più i quadricipiti a scapito dei glutei. Inoltre anche l'inclinazione del busto è molto importante, è la stessa leva del soggetto. Un soggetto che ha delle gambe molto corte, un busto molto lungo, sicuramente andrà a dare molto enfasi ai quadricipiti e praticamente nulla ai glutei, mentre al contrario un soggetto con dei femori e delle gambe molto lunghe e un busto estremamente corto attiverà i glutei in modo importante, in modo ancora maggiore rispetto a quanto rilevato dallo studio, e i quadricipiti in modo minore. Quindi diciamo che è tutto da prendere con le pinze e mai prendere tutto come arrocolato senza ragionarci un minimo su. Da questo possiamo semplicemente concludere che lo squat è un esercizio importante, principale da preferire e su cui avere priorità. L'hip thrust, al contrario, è un esercizio di isolamento che andrebbe utilizzato semplicemente per costruire massa in modo specifico, puntando sullo stress metabolico. Questo può essere utilizzato sia a fine allenamento come finisher per questo distretto muscolare, sia a inizio seduta, magari senza spingersi troppo in là a cedimento, possiamo semplicemente utilizzarlo come attivazione muscolare a inizio seduta. Questo credo che sia una conclusione. Niente di nuovo, era quello che già sapevamo, difatti. Chiunque abbia un minimo di esperienza nel campo di allenamento sapeva già questo, non c'era bisogno di effettuare uno studio dei risultati di questo studio per saperlo, perché era una cosa abbastanza ovvia. Tuttavia, credo che sia fatto semplicemente tanto parlare per il semplice fatto di studi e di effetti social che diventano virali e di cui si fa tanto parlare e si pubblica condividi senza semplicemente pensarci un attimo su, e per l'appunto per il gusto di dire che avevamo ragione o che l'altro aveva torto, quando alla fine non c'era assolutamente modo di discutere. Comunque, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, che l'argomento sia stato interessante. Come al solito, vi do la share a questo video e se vi trovate questo contenuto di vostro gradimento, di iscrivervi a questo canale e di seguirmi su altri profili social, come per esempio quello di Instagram, sempre link in descrizione. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video.